Il lago delle Conche, questo lago si è formato con il riempimento di un antico bacino minerario, minerale di ferro, estrazione a cielo aperto del minerale di ferro. La colorazione così rossa delle acque è proprio dovuta all'ossidazione del minerale che ancora oggi si trova sul fondo. Ma la cosa bellissima di questo posto, di quest'area, è che da un'azione estremamente invasiva che l'uomo ha compiuto su queste terre, la natura ha ripreso possesso della propria area, riempendo il lago, riempendo il bacino d'acqua e formando questo bellissimo lago, e le coste sui colli attorno al lago si sono riempite, c'è stata un'esplosione di vita con la macchia mediterranea e gli alberi e i vegetali che formano i boschi cedui della Toscana e dell'Isola d'Elba. Quindi c'è un incrocio di sistemi vegetali. Il giallo, la colorazione gialla delle rocce è limonite, quindi parliamo di zolfo. La colorazione rossiccia o addirittura, come in alcuni casi, nera, è minerale di ferro.